quelli per cui proviamo un sentimento speciale. Quelli che ti ricordi i nomi sono speciali. Veramente un uomo. Guarda, la compagnia di Vernizzi non si è fatto bene. La il popolo di cultura Beio Numbiana. Numbiana. Il nostro consigliere amministrativo Gustavo Sguerez sta per lasciare la corte. Perde 50 di punti di potere amministrativo. Asil Krita Ratos, uno statistico turco mediterraneo di fede cattolica, farà sua comparsa a corte. Competenza 2, reputazione diplomatica più 1. Questo consigliere costerebbe il 50% in meno. Oppure diventa di cultura. Proprio l'imperatrice diventa di cultura Beio Numbiana. Forza della pretesa dell'erede meno 25. Tutte le nostre province di cultura Beio Numbiana otterranno meno 3 di malcontento per 10 anni. Beh, io direi che Gustavus Gurus può andare tranquillamente a fare in culo. No, io lo sto mandando in esilio in Butu, ma. È morto il consigliere. No, l'abbiamo mandato in esilio. Si dice, ah, okay. Si dice così adesso, ho visto. Ah, prendimelo del prestigio, vai. Eh sì, per forza. Oh. I nobili rivendicano i loro antichi diritti. Che palle. Adottare perdita di 25 l'illuminismo costa 14.000. Mamma mia. Sì, si è espanso ancora poco perché anzi 15.000. Paghiamo la bolletta della luce praticamente. L'hanno preso già tutti. Noi siamo indietro come il culo dei cani. Sono i classici discorsi. Ma i miei amici ce l'hanno, io non posso prenderlo. Dai, mamma, comprami l'illuminismo. Ne un cazzo. Che bello. Mi indebito come un cane per prenderlo. No. Guarda che posso gestirlo, sono bravo a gestirlo. Guarda, aspetta che arrivi a 8.000, poi fallo. Ma io voglio farlo adesso. Sei già a 8.000? Potrei arrivarci molto rapidamente. Un prestito per arrivare a 8.000 che ti concede il prestito per arrivare a 14.000. O 15.000. Ma scusa, dai un prestito in giro che ti rimborsano subito. Non fai un prestito di 4.000 al 50% di interesse, vai. Va bene, vado a fare questo gioco qua. Ah, non c'è. Ma possiamo pure dichiarare guerra a caso e ci buttiamo i soldi della malcapitata, eh. Guarda, ci sta. Siamo stati un po' troppo in pace a causa del mega raduno contro di noi, la mega coalizione. Sì, ma dobbiamo aspettare di almeno le riserve militari. Ah, beh, certo. Se no facciamo la fine d'Italia. Religione popolare. Il popolo ha la sua religione. Tolleranza, la sua fede, forza dei missionari. Beh sì, se possiamo indebolire il clero, indeboliamo. Ma se tu indebolisci il clero, a chi dai più potenza, più forza? Allo Stato, infatti fra 5 anni, entro 5 anni dobbiamo fare una confisca delle terre. Il piano Marshall. Il calendario. Statalista del cavolo. Oh, le terre vengono ridistribuite in maniera equa e proporzionale al popolo. Sì. Vedrai. Lo metto in dubbio, non ho capito. Su Vittoria poi ti metto a posto io. Che... Madonna, vedrai cosa ti succede a te. Cambieremo colore dal blu. Al corpora. Una sfumatura diversa. Queste sono brutte minacce, possiamo dirlo che sono brutte minacce. Non si preoccupi, compagno Alkir. Queste sono cose orribili. Cosa Padanà? Sì, c'è il Padanà in Canada. Sì, in Canada, bravo. Sì, c'è Padanà in Canada. Esatto. Purtroppo Vernizzi ha colpito anche qua. Ma sì, però non... Ah, perché la cintata è così piccola? Più piccola, sì, perché... Perché devono far rientrare nella stessa contezza della N e dell'altra lettera. Sì, e abbiamo già fatto le riserve indiane da bravi mostri che siamo. È vicino di Casimiro quella zona. Qui sono i Cree, guarda che belli colorati che sono, contenti. Anzi, guarda, faccio una bella cosa. Adesso dico a Padanà, dove sei? Ecco di qua, comincia una guerra contro i Cree. Che no, mostro.
per fortuna. No, 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 non me lo fa fare, non me lo fa fare, solo contro la Louisiana britannica o il Canada francese. Vai, Canada francese. Ma questa qua è una colonia, scusa, la... No, ho sbagliato. La Manitoba britannica, cioè è proprio una colonia. No, è parte della Britannia, ok. Ah, io non ho ben capito questa logica. Se io dico a lui di incominciare una guerra, ci trascina o è una guerra coloniale che si portano avanti loro per cazzi loro? Boh. Sei comunque il mandante. Sei comunque il mandante della cosa. Non so se ti trascina. Vabbè, ho capito che sono il mandante, però. Cioè, sì, ma non è che ti portano al processo. Perché se io gli dico di fare le guerre ai nativi, noi non entriamo in guerra. Quindi io potrei dire a Padanà. Padanà, amico mio, Padanà, fammi una bella, comincia una bella guerra contro il Canada francese. Padanà dichiarerà una guerra conquista contro il Canada francese. Noi non stiamo in mezzo a un cazzo, no? Allora, fammi vedere intanto. Beh. Padanà ha 18.000 uomini, il Canada francese? Canada francese? Ne ha 65.000, col cazzo vabbè. Che facciamo ma come fa? Vabbè. 65.000. Vabbè. Vabbè. Gerusalemme è ovunque. E comunque adesso al signor Tiago gli facciamo una carrellata di posti bellissimi. Nova Trinacria. Basta se trombe. Con la tromba. Nova Guastalla. Vernizzonia. Purtroppo le sue province sono state invase dal Brasile all'Andalus. C'è una Vernizzonia che prova ad accerchiare il nemico. Abbiamo delle colonie in Africa. La Madonna! Attenzione! Ah, signori, che piacevole siamo momento. Entrati nell'epoca delle rivoluzioni. Oh, 1710. Che piacevole epoca. Ma così, scusa, è tale rivoluzione, una rivolta così subito. È solo in diretto. In Tessaglia, vabbè. Ah, ci sono 54.000 rabbiosi che sparano con i fucili e baionetta contro i lancieri, ma va bene. Passiamo il loro impegno. Vediamo intanto all'epoca delle rivoluzioni cosa ci... Madonna, abbiamo già quasi fatto tutto. Il Parlamento. No. Il Parlamento. Avere un governo con un Parlamento. Antifervore rivoluzionario. Aspettate la libertà. Bla bla bla. Tutto puntato. Delle dipendenze meno 33. Guerra napoleonica. Livello artiglieria disponibile contro i forti più 3. Marcia forzata migliorata. Ingaggio navale. Ingaggio navale globale più 20, così forse riescono a trovarsi in giro per i mari vernizi. Conquista senza restrizioni, ignora la distanza di legittimazione. Bello. Ma la cosa migliore, signor Flack, è quell'iconcina sopra a sinistra con la bandierina e la croce. Legga. No, le sto leggendo tutte. Portate l'artiglieria migliorata, danno l'artiglieria delle seconde linee più 20, dipendenze alle ali, aspettate, vi va. Questa qua, flotta britannica. Questa qua. È questo che dice? No. Tutta a sinistra, in alto a sinistra. Sinistra, vada a sinistra. Sinistra. E la Madonna. Troppo sinistra. Da destra, acqua. E la bandierina con la croce, scusa. Eh sì. Oh, a sinistra c'è la signorina d'oro col 9, sotto il 9. A sinistra, sopra. Vada sopra, sopra. Vicino alla catena. Questa e tale non ha particolari conflitti religiosi, non sono presenti i focolai della riforma, non vengono invocate le crociate e il Papa non può scomunicare. Che bello! Sì. Oh, non hai potere, pezzo di merda. Molto, molto giusto. Impero russo. Non siamo russi, ma va bene. Disciplina prussiana, non siamo né prussiani né germanici, cioè questo potrebbe essere spiacevole, questo, visto che loro potrebbero arrivare a questi bonus. E inglesi? Diplomazia austriaca, questo è una nostra grande pecca, vabbè. Continuiamo così. Eravamo rimasti alle colonie in Africa. Ok, i briganti sono stati distrutti.
dove purtroppo stiamo facendo. Io vorrei chiedere al popolo se si sente tutelato da Flak come popolo. Se hanno trovato il, se hanno in Flak il loro difensore. Bravo, bravo. E, se, e per chi ha dubbi, sono pronto in qualsiasi momento a citarvi tutte le cose che ho fatto in vostro favore. Ah, pensavo con reggimento di tutte e due. Tutte le cose fatte in vostro favore. Il messia Tiago dice assolutamente sì. Vedi, vedi. Si fa il suo Tiago. Con la nuova colonia, Canavieira, sono contento. Libereremo la sua terra, non si preoccupi. Vabbè, comunque quindi dopo la... è una è una felicità dietro compenso, però dietro regalo. Oh, attenzione, cosa è successo? La Francia, oddio. Focolaio rivoluzionario diventa. Sì. Ecco, cominciato. Il luogo di nascita della rivoluzione. Ma qui abbiamo la Corsica, ce l'abbiamo noi, ci salta fuori a noi Napoleone, no? Vabbè. spirito termina, di corpo, finiamo, finisce. Vai. Sì, vai, finisce. Politica dei pionieri, lettera di corsa, artiglieria a cavallo, bello, centri di reclutamento stranieri. Scrivi la lettera mentre corri. No, abbiamo il potere commerciale, che è meglio. Tra poco può fare pure i debiti, si organizza. Ah, perché già non li sta facendo? No. Col dito caldo. C'è il dito solo pronto. Il dito caldo, vabbè. Ecco, andate. Ma siamo ancora a 8.000, siamo a 7.000, adesso 8.000. Ecco, guarda lì. Supporto l'indipendenza con le nuove Fiandre. Sì, mi sono permesso di supportare l'indipendenza delle nuove Fiandre. Oh, quelle colonie devono essere libere. Ma quanti prestiti ha preso? Per qualcosa di margine. Troppo. Si è preso anche per il regalo di compleanno. Vada, signor Flak, adottiamo l'illuminismo. L'ho fatto io. Siamo illuminati. Non è che ha fatto tempo a vederlo, già fatto, sto disonesto. Vai con le nuove navi pesanti. Ok, la prossima è industrializzazione. Una delle seguenti condizioni deve essere vera. Avere una fabbrica di armi. Una delle seguenti condizioni è... Ok, dobbiamo avere una fabbrica di armi. Fate una fabbrica di armi. Siamo dei fabbricanti, dei trafficanti. Ma noi non ce l'abbiamo solo una. Signor Vernizzi, oggi è il suo compleanno. Ma mi si è cagato lui. È Natale, 25 dicembre passato. Che mostro. Ho scartato il regalo e poi. Sì, ma cioè, non ho neanche tirato fuori dalla tasca. L'ha scartato così. Ha trovato un vascello a tre ponti. Che mostro. Diffusione dello scontento. Come mai? Hanno diffuso lo scontento i francesi. Allora facciamo un pochino di formazione in rete di spionaggio. Beccati questo, Francia. Mo colpo di stato e vedremo una guerra civile come è giusto che sia. Signori, questa è l'epoca delle rivoluzioni. Qua è arrivato il momento per le colonie liberarsi. Non le nostre, perché le nostre sono gestite con umanità, esatto. Amore. Ricordiamo che ogni 6 secondi fanno un referendum per capire se vogliono rimanere o no. Con il umanità, Mediterraneo. Amore. Ah, mi ero spamato. Vediamo il Brasile qua. 34. 37. Noi abbiamo scoperto la chiave per mantenere i rapporti in modo saldo, duraturo e armonioso. Dagli la possibilità di fare guerra con chi voglia. Diamo le armi, va, andate a divertirvi, bambini. Spieghiamo. Tregua terminata con la Baviera. La Baviera 744.000 uomini. Noi? 590. Vabbè. 100.000 di differenza. Ah, niente. La prossima che adottiamo, la prossima dottrina è quella della quantità, così non culiamo due volte. Assolutamente. Potrei proporre un'alleanza. Con chi? Attenzione. La Rutenia. Ma no, abbiamo già troppe alleanze. Ma cosa con lo stato Vladimir?
vicino a destra della Lutenia, cioè, è stato Vladimir. È stato Vladimir. È Vladimir, la provincia. È la regione dove è nato Vladimir Putin. Ma apre la guardi la bandiera, c'è Putin. Allora, l'epoca degli assolutismi è finita, ma questo deve farlo. Guarda, pure i fanatici di che, pure i fanatici cattolici in Italia, guarda che disastro. Lei vabbè, deve piantare a Malta, giusto per rompere il cazzo. Sì, Malta. Sono mille muratori che fanno la Malta. Vabbè. Basta con cosa c'è? Qual è il problema, signor Bernizzi? Basta togliere terra alla gente. Perché? È arrivato il momento di non le stiamo togliendo alla gente, le stiamo togliendo ai poteri forti. Le stiamo riprendendo. Sappi che la prossima volta che fai questa roba qua io svaluto la moneta. E io ti affondo la flotta. E io te la svaluto che fino a andiamo a mostri, muovetevi, risolvete questo disastro che avete combinato. Vai, avanza. Sì, sta vedendo le istanze del che prima li toglie le terre, poi prego, venite, dite cosa volete. Che la smetti di fare queste stronzate, ecco cosa vogliamo. Allora, perché lui lo fa, perché così dice so già tutto. Non vi lamentare, so già cosa... Allora, bravo, sì, vabbè, vedi che per forza che c'è una persona intelligente. Cioè, se tu inviti uno, no, che c'ha delle lamentele, tipo il presidente di Scary Movie, no? So già tutto. No, vedi, se tu inviti uno che c'ha un sacco, non sai cosa ti potrebbe dire, potrebbe farti casini che non sai risolvere. Invece, se appena arriva gli tiri una martellata su un dito, si lamenterà solo di quello, capisci? Quindi tu arrivi, arriva, gli dai un pugno in faccia. Appena arrivano, gli dici: guarda, che ti ho confiscato 2 o 3 castelli. Ma come? Sì, vabbè, però calma, di cosa hai bisogno? Di un castello. Vabbè, allora. Vabbè, ma vedi. Sto facendo come Bernizzi quando dai i prestiti agli altri. Cioè... Bravo, è una tattica che si apre. Vabbè, vuoi dire... Io capisco che Alkir e Bernizzi di Realpolitik non capiscono niente. Ah, lei non capisce un cazzo. Vabbè, aiutiamo il clero in qualsiasi cosa vogliono. Perché il clero? Ma sti 140.000 marinai non possono diventare fanti. Bravo. Infatti stavo richiedendo anche un prestito per Nissi. Nonostante posso indebitarci per sempre. Mi devi andare col 2,5% di interesse. Che è di 1 milione di uomini. Quanti prestiti abbiamo? Guarda, 4 prestiti abbiamo. Mamma mia. Sì, ma sono vantaggiosi. Però. Perso 15 monete, incredibile. Beh, direi che abbiamo sedato le rivolte e abbiamo guadagnato un bel pezzo di paese per il popolo. Sì. Vedi qua, l'1% di questo, per esempio, ce l'ha Tiago. Lei dovrebbe vergognarsi e basta. Ma sinceramente possiamo menare pure l'Inghilterra, eh. Ma io non vedo l'ora di menare l'Inghilterra. Bravo, anch'io sono d'accordo con lei. Prendiamo un po', appena arriviamo a un buon capo di uomini. E sa cos'è la cosa positiva? Che è alleata con la Lega Lombarda, quindi gli tiriamo altri schiaffi a questi. A me a sto giro ci fottiamo qualcos'altro alla Lega Lombarda. Le Malacche e con Cranenbornu. C'è la regione Valle del Po con Bergamo e Brescia. Li dividiamo a metà, facciamo con la Germania. io vorrei liberare Trento, la Lega dell'Est e la Lega dell'Ovest. Ma scusa, non è più interessante prendere Venezia? Aia, no. La canzone, no, nuova canzone tecno. Cioè, siamo in guerra con la Francia. Fermi signori, è la prima guerra di indipendenza. Bellissimo signori, è la prima guerra di indipendenza. Nuove Fiandre ci hanno chiamato in guerra perché noi sosteniamo la loro causa di indipendenza. Noi siamo vicino a voi. Nuove Fiandre.